Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questa nuova presentazione. Volevo portare alla luce uno Scania. Scania, ditta svedese nata nel 1891, e infatti qua sono a portarvi praticamente la punta di diamante praticamente dello Scania terza serie che nasce col centenario. Infatti vede la nascita di un V8, questo qua è la versione 500 cavalli e siamo Stiamo parlando di una cilindrata di un 14.000 centimetri cubici, quindi 14 litri. Lo vedete in pratica guardando poi la calandra, quando vedete 143 e 500 dall'altra, 143 lasciando stare gli arrotondamenti, sono appunto la cilindrata e 500 ovviamente stanno per i cavalli. 500 cavalli infatti garantiti praticamente da una gestione elettronica più montava praticamente il turbo compound che senza entrare troppo nei dettagli, diciamo che è appunto un turbo compressore tradizionale accoppiato con una turbina che andando a recuperare praticamente dell'energia residua di gas di scarico praticamente si guadagnava qualcosa in più sul discorso potenza. Ecco, quindi mi manca da dirvi in pratica che questa serie appunto è stata introdotta nell'anno 87, quasi mio costruito 88, questo specifico nel 91, terza serie appunto, a cui nel 98, quando cesserà praticamente la produzione, infatti non ne vedete moltissimi in giro di questi, ci sarà praticamente l'evoluzione con la quarta ed attuale serie, che in realtà forse la serie che c'è fuori ultima, non so addirittura se da considerare quarta, bis o addirittura quinta, adesso questo non sono andato a informarmi, anche se è sempre stato praticamente nel cuore fra Scania e Mercedes, ho sempre avuto un debole, diciamo, per questi due marchi. Ecco, quindi ora, beh, le immagini parlano da sé. Pian pianino adesso, dopo aver fatto vedere agli esterni, gli interni e qualche altro dettaglio, così avete capito di cosa sto parlando, qua c'è pure il CV. Andiamo a vedere gli ultimi particolari e dopo vi spiego praticamente dove si trova nella cartella mod e andiamo a vederla ovviamente a livello di gioco dopo questa, tra virgolette, breve introduzione. Ecco, mi pare che abbiamo visto tutto e possiamo passare al resto. Ecco ragazzi, dove trovate Scania nella selezione mod? Ovviamente sotto la S, ma tante volte non è così banale, potreste anche trovare, dipende che nome gli è andato l'XML, comunque stavolta sotto S Scania trovate il tutto. Eccoci qua dunque ragazzi, dove si trova il nostro fantastico Scania? Sotto la sezione camion, 110.000 euro. Non è sicuramente il prezzo dell'usato, ma va bene. Allora, vediamo le configurazioni subito subito. Di standard ve lo passano subito rosso. Vediamo subito i colori, va. La palette qua di colori è abbastanza estesa perché ha messo praticamente oltre i colori originali da questa linea in giù e vari colori in versione metallica, non il gruppo. Vabbè, e le altre due praticamente ho satinato tipo pastello. Quindi se io mi metto, beh, questi sono i colori cerchioni. Cerchioni facciamo sempre neri, che a noi ci piace. Vediamo il colore principale che è più lampante. Quindi avete in rosso, diciamo, metallizzato, questo pastello, proprio anni 80 che ci sta da Dio, o satinato che cambia, magari forse, cioè oddio, cambia poco, cambia però tira, diciamo, più al primo sistema come colore. Detto questo, colore design è praticamente i serbatoi e parti non in vista, diciamo, quindi il colore design è qualcosa di seminascosto e infatti vedete che potete mettere il metallo polished, quindi passato col polish, e cromato, acciaio inossidabile e color oro. Colore sole, basta. Bom, colori avete visto, ovviamente sbizzarritevi e fatelo come più vi piace. I tre modelli che avete visto lì che ho messo, ho cercato di farli un po' così a sentimento. Vediamo le opzioni della cabina.
Il primo ha praticamente i deflettori sia sopra la cabina che laterale per migliorare la resistenza, il CX praticamente di penetrazione all'aria. E in più c'è questa parte con sempre i deflettori più le luci posteriori e dopo si finisce perché praticamente sono tre giri, vedete, standard, deflettori e luci. Perfetto. L'opzione cabina 2 cos'è? Praticamente il parasole. Che vabbè, va in tinta sempre con questo colore design qui, se notate, quindi attenzione. Seconda parte è parasole più bullbar, che bullbar è un po' esagerato, un po' da tamarri, ma va bene. E ok, questa ragazzi, secondo me è un'opzione che ho controllato. Pensavo venisse fuori una scritta da qualche parte, perché alla fine non cambia niente a livello. E di mod, e secondo me, vedete, FS17 RT Mod si danno i crediti in base a chi è, e quindi non so se compariva una scritta in cabina. Io ho controllato. Comunque, ragazzi, non succede niente, costo zero. Ma secondo me, si sono sbagliati, l'hanno messo come easter egg. Non lo so. Una parte invece, forse molto più interessante rispetto a tutte le altre, è questa standard, sterza solo posteriormente e ovviamente anteriormente. Col dual steering axles, questo asse qua, quindi il secondo, diventa sterzante. Ve lo consiglio per 3.000 euro in più perché non è facile stringere le curve già con un 4 assi, poi con un 4 assi così esteso. Insomma, quindi ve lo consiglierei io spassionatamente. Saliamo. Ali di Fettucci. Infatti, gli specchietti non è che riflettano molto bene, vedete là, ok. All'interno la qualità manca un pochino. Allora, vi chiederete perché presenti una ciofeca? No, cioè, nel senso, sono convinto che lo miglioreranno e comunque secondo me è da avere. Ogni tanto bisogna chiudere un occhio o anche due, questo non è il caso di chiuderne due, ne basta uno. Ripeto, le spie all'interno, voglio dire, stanno retroilluminate, anche se io accendo i fari, loro sono sempre lì. I chilometri sono sempre gli stessi e va bene. È animato il contagiri, che è uguale a quello dello Scania, vabbè che il modello appunto infatti l'hanno preso sicuramente da ETS, e ovviamente il tachimetro. Di più, tra virgolette, sì, si poteva pretendere, però ripeto, mi auguro che venga, come dire, implementata la cosa. Infatti anche l'omino è dentro un po' rimbambito dentro, non sta girando bene il volante, ma in questi casi è dove la moda, comunque la novità, secondo me supera un attimo, supera il tutto, quindi secondo me è da avere un far. Ripeto, io sono uno fra quei, come si dice qua da me, petit, nel senso che ci tiene ai dettagli, però tante volte appunto chiudo degli occhi. A cosa serve questo camion? Ovviamente è scarabile, di solito c'è il MAN, è dal Farming 15 che c'è il MAN, aspetta che vi metto gli add, che forse è meglio. E in pratica col tasto X ovviamente potete sempre e comunque scaricare i T-Runner, che combacia sia quelli T-Runner originali che con quelli che ho presentato di Nord Agrar, non mi ricordo più nome, comunque va bene. E col tasto Q ovviamente, come al solito, potete benissimo staccare e attaccare gli attrezzi. E qua vi faccio vedere che c'è il comando del mouse. Cosa succede? Se io premo il tasto sinistro e asse Y, quindi su e giù il mouse, l'ultimo asse, e lo vedremo anche se non erro nel caso dell'asse sterzante, quello secondo, potete alzarlo ed abbassarlo. Adesso ho un attimo il joystick a una zona morta, vedete? La velocità è un po' elevata dell'animazione, però basta che voi fate pian pianino e ok. Vi dicevo, ho preparato qua alcuni pezzi dell'IT-Runner, aspettate che non va sicuramente agganciato, storto come lo volevo agganciare io, ma ripeto, sono in una presentazione, quindi conta più il senso della cosa che il gameplay totale. Quindi quelli maggiorati dell'IT-Runner, quella la mod, ci vanno su molto bene, vedete che sporge anche pochissimo, proprio fa la sua figura.
quelli più corti, adesso non sto a caricarvelo, ma avete già visto quella cisterna. Diciamo che qua lo sbalzo interno è inutile avere un 4 assi così, cioè resta inutile, potete prendere benissimo un rimorchio 2 assi degli T-Runner. Però diciamo che un camion potrebbe anche far molto comodo un farm per trasporti veloci, eccetera. Diamo il discorso luci, che avete anche le luci posteriori che si accendono anche se non ci sono i fari, quindi questo fa parte del pacchetto. Poteva migliorare qualcosina, però ripeto, stendiamo, no, velo pietoso no, perché sembra brutto. Ripeto, potreste dire cosa si presenta questa mod? No, se la presento ci credo nella mod. Per il resto lì vedete anche il liber, per chi non avesse visto la presentazione, visto che io sono più di parte per escavatori e camion, c'è anche quella sul canale, andate a vedervela. Allora, diciamo che lascio qui un attimo lo Scania, vado a farvi vedere questo, notare, secondo asse, questo qua, sterzante. Vi ripeto, beh, sembra sterzare poco, ma è nella norma. Questo qua vi aiuterà moltissimo nelle curve, quindi ripeto, secondo me non ha senso non prenderlo senza sterzante. E qua vedete il discorso che vi facevo prima del mouse, che potete alzare gli assi quando siete scarichi e abbassarli ovviamente sotto carico, riuscite a stringere meglio le curve. Ripeto, non è magari tantissimo. Scusate che ho beccato il camion perché guardavo il cerchio che sto creando praticamente Ecco col ragazzi. dirt. Startup. E facciamo anche un breve giro qua nella Allstream, perché sennò mi sembra che vederlo solo nel piazzale può sembrare banale. Ripeto, qua terza serie dello Scania. Io ho guidato ancora un paio di Scania da cava della quarta serie, quella dal 98 in poi. Ricordo che qua a Trento abbiamo la sede per l'Italia della Scania, quindi la sede, come dire, ovvio che ce n'è, adesso non sparo, ma ci sarà Milano, Torino, insomma tutte le grandi città sicuramente, ma quella che fa proprio, che fa fede insomma per l'Italia, quella sede centrale, chiamiamola, è qua praticamente a Trento Nord, più che Trento Nord è già Spini di Gardolo, per chi è della zona o comunque ha una mezza idea. Detto questo, il tour qua, proviamo ad andare là fino in farm veloci. Mi metto magari anche gli add, 90 e passa l'ora. Ci torna perché qua appunto abbiamo detto la tecnologia lo consentiva, e 500 cavalli pure. Per frenare frena, andiamo un pochino anche dall'esterno, va ragazzi, così lo vediamo in tutto il suo splendore. Qua sono strade delicate da far su con un camion quasi, cioè senza il quasi, più stradale che da cava. Speriamo che qua, che tutti gli angoli di dosso e eccetera del camion ci consentano di fare la rampa, infatti ce l'abbiamo fatta. Ecco, quindi prima di salutarvi volevo appunto farvi arrivare un attimo nella farm, mostrando in tutto il suo splendore questo V8. Ciò che è una screenshot che dopo userò da qualche parte. Ecco, breve taglietto e poi vi saluto. Detto questo, vediamo, vabbè, i dettagli che li abbiamo visti anche nell'anteprima col parlato della storia e della tecnica. Questo ve l'ho preso praticamente col bull bar e ovviamente la parte di, come dire, parasole. Qua vediamo anche che funzionano le frecce, ovviamente, e qua con le luci avete tutto questo discorso qua. Vedere anche appunto, non faccio venire notte, però capite da voi cosa sto facendo e che luci si stanno accendendo.
Ecco, quindi ripeto, secondo me nella configurazione totale di luci, chiudendo magari un occhio per qualcosina che non è una qualità super eccelsa, considerando però anche la comodità di avere uno scarabile in farma per tutto il discorso di T-Runner, può tornare utile, quindi poi sta a voi decidere ovviamente di dove, in che realtà calarlo, insomma in che mappa, in che situazione. E dopo, vabbè, augurarvi solamente buon divertimento, perché non devo dirvi altro, sperando appunto in una versione un po' aggiornata, un po' più migliorata, se possibile, da parte del modder. Se no, anche così, ripeto, non è da buttare via, non è da sottovalutare. Ecco, questo è il senso finale, insomma. Dopo sono consapevole che ci sono altri mod e comunque altri veicoli, altri camion anche più validi, però questo era passato anche in sordina e mi premeva un attimo farvelo notare, insomma, eccetera. E altro non dovrei dire niente di più. Ripeto, ringrazio tutti sempre per il seguito sulle presentazioni delle mod e delle varie serie che ci sono sul canale. Detto questo, ragazzi, grazie e alla prossima.